Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Venerdì 2 settembre 2022, San Elpidio, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. La prima pagina di questo notiziario è dedicata al compleanno di Pierino Caliandro, persona talentuosa, speaker di Radio Stuni da più di 30 anni, nello storico programma domenicale in vernacolo Stun e gli Stunise. Pierino è una singolare figura sociale che gode di una notorietà senza precedenti. Persona buona ed educata, disponibile e rispettosa con tutti, devoto delle processioni, porta bandiera emerito della plurisecolare cavalcata di Sant'Oronzo. Pierino è una personalità speciale, dal pensiero semplice che tutti noi conosciamo e rispettiamo. Beati i semplici, perché di essi è il regno dei cieli. Auguri Pierino, ti vogliamo bene. È salito alla fermata che si trova di fronte alla chiesa dei Santi Medici per raggiungere la stazione ferroviaria. In questo tratto ha smarrito il suo cellulare, marca LG Custodia Blu. Il proprietario è disposto ad offrire una giusta ricompensa per chi lo trovasse. Gradirebbe almeno recuperare la scheda ove sono conservati dati di lavoro e personali. Chi ha buon cuore può lasciare la scheda nella buca delle lettere della sua casa in via Massimo D'Azeglio 45. Si è tenuto ieri sera il quinto ed ultimo appuntamento di Ostuni Festival Jazz 2022, ospitato nella suggestiva location del Deep Down, ad esibirsi Guido Di Leone Trio. Il festival è stato organizzato da Elio Tanzarella e Domenico Cirasino con la direzione artistica di Francesco Milone ed Elio Tanzarella. I direttori artistici si dichiarano super soddisfatti, il resoconto di Francesco Milone. Salve a tutti, siamo arrivati alla fine della rassegna Ostuni Festival Jazz 2022, dove abbiamo avuto un excursus di 5 giornate con 5 famosi artisti di fama internazionale. Ci siamo proposti di portare questa musica nel nostro territorio appunto per portare in auge il nome di Ostuni. Non a caso, dato l'enorme successo che ha riscosso questa manifestazione, hanno parlato di noi telegiornali, hanno parlato di noi radio locali, hanno parlato di noi testate giornalistiche a livello internazionale. E con grande successo posso dire che siamo giunti alla conclusione di questa rassegna con il concerto Guido Di Leone Trio Feat. Baron Middelhoff in Stanghetz Tribute. Ringrazio il comune di Ostuni, ringrazio tutto lo staff del Parco Santa Maria di Agnano e tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, in particolare il pubblico con il quale abbiamo avuto modo di condividere molte emozioni, molte vibrazioni positive con loro e ci siamo riproposti di creare un appuntamento fisso anche l'anno prossimo con una rassegna uguale con diversi musicisti sempre di un certo spessore e di una certa qualità. Inoltre, questa rassegna si continua ad evolvere, in continua evoluzione, non a caso anche nell'anno che verrà stabiliremo delle serate appunto a tema sempre jazz e proporremo alla nostra cittadina eventi culturali di spessore. Vi aspettiamo! Presso l'hotel Ostuni Palace in corso Vittorio Emanuele si tiene oggi la terza edizione di Ostuni Sparkling Wine, evento promosso dall'Associazione Italiana Sommelier per la presentazione delle eccellenze gastronomiche e dei vini spumante della nostra regione. Ben 48 le cantine presenti. ISO Young Solist è il nuovo progetto di Orchestra Academy, un complesso strumentale composto da giovani musicisti provenienti da tutta Italia che eseguiranno per l'occasione musiche di Mozart e di Piazzolla. Speciale evento questa sera alle 19 presso il Museo Civico di Ostuni. Sempre questa sera presso il Parco Archeologico di Santa Maria d'Agnano alle 18 e alle 20 si tiene il Simposio di Agnano nell'ambito del progetto Viaggio, incontri, esperienze ed eventi. Prossimi al matrimonio Laura e Gianni, felicitazioni ai futuri sposi.
Presso l'ufficio postale è possibile prelevare la pensione di questo mese. Al fine di evitare sembramenti, i pensionati che intendono ritirare in contanti allo sportello potranno presentarsi rispettando la seguente turnazione alfabetica. Cognomi dalla D alla K oggi, dalla L alla P sabato mattina e dalla Q alla Z lunedì 5 settembre. Il bollettino di ieri registra 1025 contagi in Puglia e 6 decessi, 73 casi Covid nella nostra provincia. La farmacia di Corso Mazzini effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. A Villanova, Marina di Ostuni, è aperta tutti i giorni, festivi compresi, la succursale estiva della farmacia Santoro, dalle 8.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30. Meteo, graduale miglioramento del tempo con ampi spazi soleggiati, venti deboli dai quadranti sud-occidentali, mare poco mosso. Citazione odierna. La prova più evidente che esistono altre forme di vita intelligenti nell'universo è che nessuna di esse ha mai provato a contattarci. Grazie per aver preferito la nostra informazione.